Allora la prima cazziata io la faccio a tutti quanti voi, ve lo dico con tutto il cuore, la faccio a cazziata, ve la faccio per il semplice motivo che non è possibile che se andiamo a fare un'iniziativa per far pulire una discarica ci ritroviamo i soliti 10, cioè scusate, mia cazziata la devo fare a voi. Allora noi questa sera possiamo anche parlare a me per cortesia. No, io sono insegnante, quindi faccio la istruzione. Ma sei insegnante. Allora, prima dobbiamo prendere coscienza di questo problema, gli attivisti, perché se continuiamo a parlarci sopra, penso proprio che non abbiamo capito un tubo di quello che stiamo dicendo. Cioè, penso che non ci siamo resi conto del danno che c'è in questa cosa qua, cioè se noi continuiamo a parlarci sopra, perché veramente faccio fare prima cazziata, cioè non è possibile. Allora pensate, in questo momento qua stiamo aspettando che vengano attivate tre bonifiche nell'area di Napoli, che ci verranno a costare 84.000 euro. Che modo vengono bonificate? Ma vengono solamente fatti i certificati in centro, cioè vengono solo. E questo non è. Come politica? Allora forse non ci riusciamo a capire. Cioè, no, problema è che siamo per buttare solamente per questa situazione qua altri 84.000 euro, perché loro vogliono arrivare a questo. Allora io vi dico perché, siccome ormai di questo ne abbiamo fatto esperienza, allora prendiamo prima coscienza noi di questo, no? Perché se non escono fuori le proposte significa che noi non abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, perché io sono d'accordo, noi possiamo lavorare nelle scuole, siamo d'accordissimo, però se continuiamo a farci prendere in giro dalla SIA, che ci viene a prendere la cosiddetta differenziata e poi insieme all'altro, noi stiamo dicendo cagianate questa sera, perché possiamo dirci tutto. Io dico ormai che due cose possiamo fare realmente: la raccolta dell'olio, perché la facciamo noi e la riusciamo a fare, e il compostaggio, perché il compostaggio, cioè, è una cosa che noi diciamo da sempre, dobbiamo separare l'umido dal secco, poi il secco ce lo possiamo tenere quanto vogliamo noi, quello che puzza è l'umido, ma perché non lo vogliono fare? Allora è questo che noi dobbiamo fare. Poi dico, 84.000 euro per fare catalogare, perché i materiali devono essere prima selezionati da queste. Allora guardate, la cosa è così complicata, perché noi veramente ci dovremmo mettere qua, io vi dovrei spiegare che il comune deve fare, guardate come l'hanno fatta bella sta cosa, no? Che noi non riusciamo mai a raggiungere il risultato, perché ci sono competenze del comune, competenze della provincia, competenze della regione, cioè, ma voi vi siete mai chiesti la SAPNA che cazzo è? La SAPNA, SAPNA della provincia, è un'associazione a delinque, nata subito dopo i commissari a me. La SAPNA è un'associazione a delinque, la mattina questo ufficio deve decidere dove va a finire la nostra spazzatura, ecco perché questi cazzi di camion non sanno bene, perché è la SAPNA che deve dire dove deve andare. Allora, noi se non prendiamo prima noi coscienza, cioè noi questa sera qua, invece di farci le risatine, perché io mi sono scocciato di vedere le risatine, ci dovremmo indignare, perché queste qua non sono solamente patologie di cancro, qua le patologie sono quello che dice la dottoressa Gentilini, sono le patologie silenti, che voi non ve ne state accorgendo. Le patologie silenti sono a livello neurologico e i bambini stanno nascendo già così, e non ve lo dico più. Allora, interventi che sono già avete fatto, abbiamo capito che ci vuole una maggiore tutela da parte del Stato, quindi con il Magistrato di Forza dell'Ordine, a questo punto o si fa un ulteriore
pressione su questi organi, ah, polizia, sì, no, precisa, però. Non so in che forma e in modalità, a questo punto dovrebbe essere. Posso fare una proposta, non è una. No, volevo mettere un attimo di questa una proposta. Io, da un canto mio, anche la Dina Cornisani coinvolge le scuole, quindi le scuole già hanno una parte precontrata, però anche altre comunità sul territorio. Io non sono molto propenso, però anche le parrocchie e quant'altro, non è una mia, diciamo, delino, bisogna sicuramente. Ecco, poi gli avvocati che già abbiamo detto prima, è una nota dolente, cioè l'avvocato sicuramente quando si deve cuore ha delle competenze che devono essere riconosciute. Quindi abbiamo delle potenzialità economiche per sostenere queste cose, o dobbiamo rimettere allo stesso avvocato che, cioè, quando l'avvocato si muove sicuramente ottiene risultati, però l'avvocato deve essere comunque corrisposto in una maniera. Dobbiamo perseguire anche questa strada, o non è ma è solo quella strada, scusate. E io qui sono quella come strada. Come è possibile strada? Come è possibile strada che potrebbe. Ma noi non dobbiamo pagare proprio niente, noi ci devono risarcire, Domenico. Sì, ma se tu adesso non investi in una roba, voi c'è due fatti di partire con la macchina. Si fa parte a mano, c'è una benzina lì, c'è la macchina, si fa più parte. Siamo in assoluto, loro ci devono risarcire. Sì, ma questo è il passo successivo, cioè non è più adesso. La benzina macchina della casa qua, no, vediamo, Giorgio, nemico. Guardate che se non lo sapete ci sta già una querela. C'è già una querela fatta per l'incendio di rifiuti nei territori di Napoli, provincia di Napoli e provincia di Napoli. È stata fatta con tante firme, è stata fatta già da luglio scorso, quindi con adesione di molti comuni ed è indirizzata a diversi presidenti della regione, a tutti. Quindi per cui queste cose qua pure già sono state fatte. Come addirittura nelle scuole si fa pure per esempio si fa percepire che è una differenziata, si fa così, però quando poi l'alunno dice professore, ma perché ho ammiscono tutte le cose, tu cosa rispondi? Vorrei rispondere al sindaco, ma dico questo, vorrei fare una proposta più, diciamo, fattiva, perché diciamo nei diversi comuni ci prendiamo l'onere di andare a chiedere la filiera dei rifiuti, perché questa è la filiera, cioè di dove che vive e fa il nostro rifiuto. Poi che noi paghiamo una tassa altissima, molto molto alta, abbiamo il diritto di sapere esattamente dove vanno. Per cui la Sistri, come voi già sapete, la fine che ha fatto e che deve fare, e fare dei controlli più seri, ovviamente, cioè da questo punto di vista. Detto che questo è molto importante, che la filiera, una volta scoperta la filiera, semmai me lo diranno, perché noi abbiamo fatto la roccia della Giovanni di Manetti. Sì, siamo andati fino anche in ospedale, siamo andati nel comune di Sorrento che aveva vinto il premio per la differenziata, però sapete che non ci davano la filiera, non si sapeva dove andava, quindi più andavano nella cava, sali, e così. Poi li scoprivamo di notte e venivano dalle stesse vite, per cui diciamo il ragionamento è molto molto diverso. Quei rifiuti che stanno nelle campagne sulle strade sono fortemente voluti dagli amministratori, che poi diventano rifiuti speciali, poi la camorra dei rifiuti speciali che spartono dei rifiuti, e quindi è tutto un ragionamento. Il senso civico. No, non è vero, io ho vissuto anche a Vicenza nel periodo dei 94, quando ancora non c'era la differenziata, basta fare un codice, basta volerlo veramente, diciamo, identificativo, eccetera, le varie industrie identificarle, e si vede la filiera dei rifiuti con il GPS, il famoso GPS, Global Position System, cioè voglio dire, ci sono questi sistemi, e non li vogliono perché sono con l'uso del metanolo, con la camorra, con la mano. Allora prendiamoci l'opera di andare comune per comune, io sapere il mio rifiuto dove va. Tanto è vero, proprio oggi c'è stata un'interrogazione parlamentare di un deputato di Bolzano, mi pare, proprio sulla TARES, questa famosa, e hanno detto noi non vogliamo il sistema italiano che ci sta rimponendo, ci teniamo il nostro perché è adeguato, siamo in linea con l'Austria e con la Svizzera, per cui ragazzi c'è da studiare, c'è da lavorare tanto, però
controlliamoci prima amministrazione, perché questo lo possiamo fare. E poi ci sentiamo dopo fatto questo lavoro. Grazie.